Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi si parla di tecnologia nel vero senso del termine, o meglio è utile o non è utile, che cosa è utile nel mondo della tecnologia, insomma c'è qualcosa di strano da definire. Anzi fatemi sapere innanzitutto voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, quindi che cos'è la tecnologia per voi e soprattutto se credete che esista un'utilità assoluta e non relativa. Ovvero, c'è cioè qualcosa che è utile veramente per tutti? E qualcosa che è inutile per tutti? Oppure ci sono le vie di mezzo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono molto, molto curioso. Ma prima di iniziare con questo video, spazio allo sponsor PS. Non ce l'ho con voi assolutamente. La copertina è totalmente clickbait. E chi sarà mai lo sponsor di oggi? Wookies! Se siete alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro che può poi essere convertito a Windows 11 oppure vi servono delle carte a regalo per le vostre console preferite, vi serve Office insomma Wookies fa sicuramente al caso vostro soprattutto se in questo momento doveste utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto avrete 20% di sconto su tutti gli acquisti, ad esempio vi potrete portare a casa Windows 10 Pro a soli 13€ euro, il che non è assolutamente male attivare poi il tutto è estremamente Semplice. Una volta effettuato l'acquisto, all'interno della dashboard di Wikis troverete la chiave di Windows. Copiatevela, andate nel pannello di controllo, seguite la procedura di attivazione, incollate il codice che avete appena preso dalla dashboard di WKIS e il gioco è fatto. Lo può fare veramente chiunque in un istante, anche senza conoscenze informatiche. Vi voglio comunque ricordare nuovamente il mio codice sconto GH20 per il 20% di sconto. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Ma quindi di che cosa stavamo parlando? Ah sì, di tecnologia tecnologia intesa come assoluta o relativa, nel senso, qual è la sua vera utilità? È difficile addentrarsi in qualcosa di questo tipo, però proviamo a fare insieme una piccola analisi. Ad esempio, qualche giorno fa, e vi lascio il link di questo video, proprio qui nelle info in descrizione, ho parlato dei prodotti che mi hanno cambiato la vita, tra questi, ad esempio, Alexa. Ok, si è attivata, non so se l'avete sentita. Beh, nel mio caso, effettivamente ha cambiato qualcosa, anzi, è servita ad aiutarmi durante la vita di tutti i giorni. Per alcuni di voi l'avete scritto, nei Commenti è totalmente inutile: magari preferite un altro assistente oppure semplicemente non avete mai utilizzato assistenti nella vostra vita e non ne sentite la mancanza. Ma facciamo un esempio un pochino più pratico perché magari non ci siamo capiti. Ad esempio, scheda grafica: eccola qua. Vi serve veramente questa scheda grafica? È così utile a chiunque di noi? beh eh, si, si può obiettare tranquillamente ad esempio non giocate assolutamente a nessun gioco vi serve soltanto un computer in grado di far funzionare i programmi per lavoro oppure sì qualche volta giocate ma giocate a un titolo molto leggero come può essere un competitivo, LOL, Valorant, CSGO e magari potete tranquillamente giocare con la scheda grafica integrata all'interno del processore quindi come vedete è difficile dire che questa scheda grafica sia realmente utile al 100% che sia quindi tecnologia utile anche in questo caso probabilmente ci muoviamo sul piano del relativo cioè è relativo, dipende dalle vostre esigenze Proviamo a fare magari un altro, un altro esempio. Luci RGB, come vedete ne abbiamo tantissime in questo studio. Beh, per voi cosa sono? Una cosa così utile, veramente importante, oppure totalmente relativo anche in questo caso? Personalmente, e sto guardando adesso nel monitor, le trovo molto carine, danno quel contesto in più, quel colore che non guasta mai. E soprattutto la mia collezione fantastica di Pringles da tutte le parti del mondo, beh, viene risaltata. Ok, penso di aver fatto abbastanza esempi, ma quindi Ghela dove vuoi andare a parlare con questo video? Beh, semplicemente voglio capire un attimo con voi e farvi capire probabilmente come approcciarvi anche alle recensioni, ai video che facciamo noi su questo canale, ma che fanno anche tutti i nostri colleghi nel mondo. Perché ragazzi, non avete idea di quanti commenti, a volte sotto i video ci sono del tipo: "Sì, ma questa tecnologia è totalmente inutile, questo prodotto è totalmente inutile, perché lo esaltate in questa maniera? O perché dite che queste cuffie da 29€ euro siano veramente buone, quando ci sono cuffie da 150 che obiettivamente sono superiori?". Beh, un po' per la teoria che vi ho spiegato un attimo fa, esistono esigenze, contesti e soprattutto pareri totalmente soggettivi. Ad esempio, un pad di Xbox da circa 50 euro è così diverso da quei pad professionali che costano anche 100 o più? A livello tecnico, probabilmente no. Probabilmente quelli da 150 euro, 100 euro, adesso non so bene i prezzi sono migliori. Ma voi cosa fate? Tornate a casa dal lavoro o dallo studio, vi mettete davanti alla televisione e giocate a un gioco qualsiasi casual giusto per passare un'ora o due? O fate competitivo. Non vuol dire che allora questo controllo da 50 euro faccia schifo in confronto all'altro. Semplicemente è perfetto, probabilmente il migliore su quella fascia di prezzo per chi non vuole spendere troppo o per chi semplicemente vuole giocare casual. Oggi siamo in un video di esempi, quindi facciamo un altro esempio: il dito di Divum. No, vabbè, questo è, è inutile, cioè, <ride> questo ve lo dico io, è inutile, però è bello. Quindi diciamo rientriamo in un'altra categoria, esempio sbagliato, eh, scusate. Tastiera da 250 euro, che adesso è scesa di prezzo per fortuna, a differenza di una tastiera da boh, 20 euro o anche meno nel kit di Logitech o di Trust. Beh, anche qui dipende dalle vostre esigenze e da quello che fate. Scrivete 24 ore al giorno, molto probabilmente una bella tastiera ergonomica, comoda, coi tasti con una corsa molto breve come questa, può fare al caso vostro. Inoltre, essendo wireless, potete tranquillamente scrivere anche dal vostro divano e stare molto, molto comodi. Ma se usate il computer un'ora due ore al giorno, questo è decisamente un prodotto esagerato. Ma non per questo fa schifo, esattamente come non fa schifo quello che costa 12 euro. Semplicemente, per quella categoria, quella fascia di prezzo e soprattutto di pubblico, è perfetta così. E quindi, Gela, come facciamo a capire se un prodotto va bene, se un prodotto è veramente di qualità? Beh, eh, chi più spende, meno spende. No, vabbè, non è sempre vero questo. Allora, nella tecnologia tendenzialmente è vero, ma come nella moda, anche esiste la moda nella tecnologia, di conseguenza un certo marchio può far alzare il prezzo. Eh, vedete ad esempio Apple. Questo non vuol dire che i prodotti Apple facciano schifo, tutt'altro. Ma sono sovrapprezzati? Sì, certo, ma lo sappiamo tutti, è eh, praticamente come scoprire l'acqua calda. Però se vi dicessi ad esempio che un Chromebook da 200€ euro sia veramente perfetto per la maggior parte degli studenti che studiano da casa, che hanno bisogno solo di prendere appunti, probabilmente mi tirereste tante pietre addosso dicendo se è un eretico del cavolo. E da un lato capisco la provocazione, ma la realtà dei fatti è che quel prodotto, come detto prima, con tutti gli esempi che vi ho fatto, effettivamente può essere eccezionale per molti di noi. Spesso e volentieri andiamo sempre soltanto alla ricerca del prodotto più innovativo, più nuovo più tecnologicamente avanzato, per il semplice gusto di averlo. E non dico che questo sia sbagliato, ragazzi, ci mancherebbe altro. Ognuno dei propri soldi fa quello che vuole. E non so nemmeno dell'idea di alcune persone che noi stiamo supportando questo consumismo generale. Semplicemente possiamo fare quel cavolo che vogliamo dei nostri averi. Tutto qua, esattamente come comprare il Divum che abbiamo visto prima o un quadro che vi ho fatto vedere ultimamente col Game Boy dentro che costa 150 euro. Che per fortuna mi ha regalato in quel caso, però probabilmente li avrei spesi lo stesso perché è fighissimo. Insomma, il modo unico per capire se un prodotto tech sia buono o meno è ascoltare le persone che vi danno i pro e i contro di ogni prodotto. Quando ci sono troppi pro e nulla contro, hm. Insomma, c'è qualcosa che puzza. Perché devo dirvi la verità: anche nei prodotti pro ci sono i lati negativi. Però non è sempre semplice nemmeno per noi raccontarveli come da parte vostra, soprattutto di alcune persone, di ricevere questi commenti negativi. Non so, è come se spesso e volentieri si creino fazioni da una parte o dall'altra a proteggere aziende che è di protezione non ne hanno assolutamente bisogno perché tanto vi vendono qualsiasi cosa. Comunque, anche le recensioni sui siti possono andare bene come soluzione, però anche lì fate un bel filtro. Prendete magari la più negativa, la più positiva. Buttatela via e leggete quelle che portano anche dei commenti negativi, come detto prima: magari non sono 5 stelle, sono 4. Va già bene perché c'è un po' di realismo in tutto questo. Non mi fido mai di chi mette tutto negativo, perché potrebbe essere semplicemente uno che non ha capito che prodotto ha davanti, oppure semplicemente ha sbagliato letteralmente acquisto può succedere. Invece chi sta nella media tra 3 e 4 stelle tendenzialmente beh vi sta dicendo la verità o quantomeno la sua, la propria verità perché mi capita spesso anche lì tipo su Amazon di leggere recensioni di persone che portano in maniera molto soggettiva e spesso anche molto calorosa la propria opinione a riguardo di un prodotto tech che poi a fin dei conti è un buon prodotto ma perché quella cosa li ha triggerati un attimo allora diventa uno schifo. Bisogna stare attenti un po' su tutto di base sappiate comunque perché è onesto dirlo che spesso ci arrivano proposte come quindi dei video fatti apposta per le aziende che ci mandano il prodotto e sono video che possono essere pagati oppure no. Però la cosa principale è che noi poniamo sempre davanti e quindi mettiamo le mani avanti anche negli accordi con le aziende è che noi diciamo quello che pensiamo. Quindi ci saranno sempre pro e contro come in ogni cosa. Poi è ovvio che se noi personalmente siamo strappassionati di un certo brand e quindi tiriamo fuori la nostra passione all'estremo, innanzitutto lo notate subito perché siamo entusiasti nel presentarlo e potremmo essere un pochino falsati forse da quell'aspetto. Questo perché comunque, ragazzi, noi non siamo giornalisti, siamo persone che amiamo quello che facciamo, amiamo la tecnologia e ci facciamo fregare spesso e volentieri anche solo dalle nostre passioni. Ma è il modo forse migliore per essere più a contatto anche con voi, per portarvi la realtà e non soltanto finzione, fuffa e marketing che insomma ormai pervade YouTube Italia in una maniera sconvolgente ma questo non è una novità perché, alla fine dei conti, la cosa migliore è sponsorizzare qualcosa al di fuori del contesto o, quantomeno, che faccia parte del mondo tech, ma che non sia legato al video. Esattamente come lo sponsor di oggi, che era Wookies, no? l'avete visto benissimo. È un servizio che ormai è su da anni, ci lavoriamo da tanto tempo. Molti, ma veramente molti di voi, hanno acquistato da loro e si sono trovati benissimo, quindi perché non continuare? E loro così ci permettono anche di andare avanti con questo lavoro che, devo dirvi la verità, ultimamente è molto, molto difficile perché questa piattaforma sta faticando veramente tanto a tenere il passo con TikTok e gli altri. Google, fai qualcosa perché insomma, non sta andando tanto bene. Cioè, lo dico anche da fruitore di contenuti. Non mi puoi continuare a consigliare video di dieci anni fa, sinceramente. Eh, qualcosa di un po' più nuovo, facciamo anche cinque? Quattro? Dieci è un po' tanto, no? Mm? A voi non succede mai questo, a me succede fin troppo. Vabbè, sto perdendo il filo del discorso, quindi il concetto primario è questo, ragazzi: non soffermatevi sempre sulla vostra opinione, come l'unica opinione possibile e immaginabile. Il bello della tecnologia è anche questo: c'è sempre un prodotto adatto alle nostre esigenze e alle nostre necessità. Ogni volta quindi che ci approcciamo a una recensione, a un video o a un nuovo prodotto. Apriamo un po' le vedute e tentiamo di capire per chi è quel prodotto e a che pubblico quindi l'azienda si stia rivolgendo. In questo modo migliorate anche la vostra capacità di relazionarvi col prodotto e di essere voi stessi dei recensori. Magari su Amazon oppure semplicemente con i vostri amici, poco importa. Però vi dà queste caratteristiche in più, queste conoscenze in più che non guastano mai. Bene, ragazzi! Ho detto veramente tutto a riguardo è un video molto semplice solo parlato però può creare una certa discussione qui sotto quindi mi fa molto piacere quindi condividete questo video ragazzi non l'ho detto all'inizio mettete un bel mi piace iscrivetevi accendete la campanellina e quindi veramente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi nuovamente al canale l'ho già detto ma lo ridico e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto